cose di questo genere. C'era Cherotta che... Prego. Intanto sono d'accordo con il professor Palermo, anch'io sono contrario al testamento biologico, però per essere contrari, per dire una cosa, bisogna anche giustificare il motivo per cui si dice una certa cosa. Allora, in casa mia i miei genitori, mio padre e mia madre, sono morti. Mio padre è morto nel 2001, aveva un tumore ai polmoni e poi è partito, andava alla testa, quindi faceva dopo la sesta chemio, la settima chemio, campato e voleva campare, voleva vivere. Mia madre è morta di leucemia, aveva da 26 anni, è morta lucida all'ospedale, autorizzai a fare qui il buco per l'alimentazione, è morta lucidissima, però io ho visto i miei che volevano campare, non volevano morire, io conoscendo i miei genitori e venendo da una famiglia cattolica, pur io non praticando ma mi ritengo cattolico, ritengo che il testamento biologico, io non firmo niente ora, quello del Padre Eterno vorrà, sarà. Io per me la firma su un testamento biologico è un non senso, l'uomo nasce per vivere e per morire, la morte deve essere accettata. Vieni Ivano, vieni Dante. Non risponde a lui dei cani, questa provocazione. Sì, meglio, queste cose sono cose più serie. No, io appunto volevo, rispetto ovviamente la posizione del professore. Allora, io stasera sono venuta, a parte voglio venire un po' più spesso perché gli incontri con Pisani sono interessanti. Però ora stasera questo è un argomento serio, parecchio. Ora, io voglio fare qualche riflessione, nel senso, il testamento biologico per alcuni è giusto e per alcuni non va bene, perché è proprio una cosa praticamente personale. Ora, io posso capire gli esempi che ha fatto il professore, tipo di quella signora che gli è scesa la lacrima, sì, ecco, questi comunque sono degli esempi che mi hanno comunque fatto riflettere e quindi giustamente sono da prendere in considerazione. E io posso dire che la cosa che mi ha fatto essere a favore del testamento biologico, perché prima io non ci avevo mai pensato, a dire la verità, perché io appunto sono a favore, è il caso che conosciamo tutti di Eluana Englaro. Praticamente l'abbiamo seguito, la televisione ce l'ha propinato in una maniera quasi ossessiva e alla fine non si faceva altro che pensare in questo. Io ecco, posso dire che in un caso del genere, di una persona che dopo anni e anni e anni di stato vegetativo permanente, dove non c'è alcuna speranza di recupero, uno penso che possa avere anche il diritto di dire da sano: mi dovessi trovare in quelle condizioni, lasciatemi andare. È in quel senso lì. Poi è ovviamente, giustamente uno si può anche pentire di aver detto una cosa e poi ci si pente di tante cose nella vita, e a volte si fanno le cose, ci se ne pente. Quindi questo nella vita, la vita insomma è anche una roulette, uno fa una cosa, poi se ne pente, eccetera eccetera. Io ecco, ovviamente vorrei che fosse data la possibilità a chi vuole di usufruire di questa, di poter fare il testamento biologico, di poterlo depositare da un notaio o da chi si può ritenere opportuno, e chi lo vuole fare lo fa. Come per esempio, faccio un esempio, l'aborto, che per esempio io posso essere contraria, io per esempio in linea di massima sono contraria, c'è, lo permette la legge italiana, c'è chi ne può usufruire, c'è chi non ne usufruisce, chi magari è cattolico, è credente, non ne usufruisce, chi magari ha altri motivi ne usufruisce, però c'è, è una legge dello Stato italiano. Quindi ora non voglio fare, ho fatto solo per fare un esempio, il cattolico o chi crede opportuno non farà il testamento biologico, chi invece lo vuole fare lo fa, se poi se ne pente, d'altra parte la vita è fatta anche di questo. Quindi ecco, io
Vorrei veramente che ci fosse questa libertà, anche perché quando si fanno le leggi italiane c'è lo schieramento laico e lo schieramento cattolico. Lo schieramento cattolico ovviamente non permetterebbe mai che venisse fatta questa legge di fare il testamento biologico, però questo secondo me non va bene, perché noi non siamo in una teocrazia, noi siamo in uno stato laico dove chi vuole praticamente fare qualche cosa lo fa solo con la sua guardando sulla sua coscienza e basta. Quindi ecco, sarebbe molto bello se ci fosse questa libertà, perché io per esempio io ho più di 40 anni, quindi vabbè, sono una donna nel pieno della mia vita. Certo, dovesse succedermi qualcosa, ovviamente vorrei che provassero a salvarmi, vorrei che mi curassero, ci mancherebbe, mica vorrei che mi lasciassero morire. Però poi a un certo punto mi dovessi trovare in una situazione di non ritorno, completamente un vegetale, cioè io non mi ci vedo proprio e ho tutto il diritto di non vedermici, e quindi io avrei voglia proprio di lasciarlo scritto, di modo che chi vivrà dopo di me potrà dire: va bene, ok, io rispetto il volere divana, perché io l'ho lasciato detto, quindi non ci saranno più quei problemi: ah, ma lei, ma lo voleva, ma non lo voleva. No, lei lo voleva, in quel momento lo voleva. Poi se un minuto prima me ne pento, e qui ragazzi non si può certamente pesare tutto, questo fa parte un po' anche del gioco della vita. Grazie Vane per queste tue testimonianze, perfetti.